Buon pomeriggio a tutti, siamo in zona Argini, quello in fondo è il ponte che collega Alessandria Spinetta, è stato chiuso da qualche ora, questa è la centrale idroelettrica, completamente quasi del tutto sommersa. Il Bormida è cresciuto notevolmente rispetto a stamattina. Proviamo ad andare avanti ancora un pezzo su questo argine. Stamattina ero in compagnia del professor Manzini a documentare qui la situazione. In pochissime ore il livello del fiume si è alzato notevolmente. Il cielo è veramente carico d'acqua, come potete vedere le nuvole sono nere, il fiume sta scorrendo, ha invaso tutti i campi qui della zona degli Argini, guardate che roba. Il ponte è stato chiuso, infatti non transitano più auto. Andiamo avanti ancora un pezzo. Il rumore dell'acqua sotto le arcate del ponte è impressionante. Questa è la centrale idroelettrica. Da lontano riesco a vedere che anche i campi dalla parte opposta alla mia sono completamente allagati. Questa mattina ero poco più giù di questa stradina, quindi calcolate di quanto è cresciuto il fiume in pochissime ore. Eravamo passati dove c'è questa sbarra, che potete vedere qui dalle immagini, abbiamo fatto un pezzettino, ora è tutta acqua. Enormi tronchi stanno passando di fronte a me, trascinati dalla corrente, uno spettacolo veramente impressionante. Tutto allagato. Questo argine, costruito dopo l'alluvione del 94, sta difendendo molto bene la città. Va bene. Questa è la situazione. Alle ore 16. Centrale idroelettrica, come potete vedere, completamente a mollo. Di fronte a me sulla stradina pozzanghere, acqua. Si marcia con gli stivali. Guardate che immagini qui. Qui c'era un campo qua sotto, completamente allagato. Ora è presto per una stima dei danni, ma sicuramente ci saranno notevoli danni provocati da questa, mai, possiamo anche dirla, definirla alluvione. Un mese questo di novembre che è molto piovoso. Proviamo ad avvicinare queste persone.
si rimette a piovere ancora in maniera molto, come posso dire, incessante. Questa è un'immagine, uno scorcio . Abbiamo una residente qua, ancora una volta dall'argine. Le immagini sono veramente impressionanti, guardate, il ponte è chiuso, ci sono vigili urbani che per sicurezza non fanno passare le auto, mi sembra anche giusto. Il fiume ha raggiunto livelli veramente molto di allerta e ho l'impressione che il livello del fiume poco a poco ma continui sempre più ad aumentare. Va bene, dalla zona Argini, la zona della centrale idroelettrica, dalla zona del ponte che collega Alessandria Spinetta, terminiamo questa diretta. Con l'augurio che queste piogge possano fermarsi il prima possibile, perché altrimenti qui i danni aumentano notevolmente. Va bene, buon pomeriggio a tutti.